continua a lanciare i suoi appelli per l'ambiente e perché lo aiutino a ripulire il territorio di Mongiove di Patti. Maurizio Prisutto, che già ha ribadito in un nostro precedente servizio che coltiva il sogno di ripulire la frazione pattese dai rifiuti, riprendendo la sua attività di raccolta di quanto trova sul territorio, ha verificato come i luoghi che aveva bonificato oggi ripresentano lo stesso problema. Mi trovo all'altezza dell'ultima curva in via Grotte a Mongiove, incredibile, dopo neanche una settimana dalla pulizia hanno ripreso a scaricare, trattano via Grotte come una discarica, la discarica personale. Volevo fare i miei complimenti agli svuotacantine, agli svuotacase, a tutti coloro che pensano che se i rifiuti escono da casa propria il problema è risolto. Chiedete la tracciabilità del materiale, sì, perché esiste la tracciabilità del materiale. Chiedete il formulario, dove vanno a finire questi rifiuti? Se non chiedete niente, è chiaro che tutti i rifiuti che escono da casa vostra finiscono nell'ambiente. Da qui un nuovo appello alle persone e alle istituzioni. Vi aspetto domani dalle ore 10 per la svelata. Alle mie spalle uno scarico appena fatto, assurdo. Vi aspetto per la svelata dalle 10, lo facciamo insieme. Non volete partecipare sul campo? Fatelo anche a distanza. È da 15 giorni che raccolgo rifiuti, non si vede nessuno e i rifiuti continuano ad aumentare, incredibile. Poi voglio fare un appello agli organi di controllo. Battete un colpo, vi prego, aiutateci, aiutatemi e aiutate tutto, tutta Mongiove.